Ci troviamo qui a Monaco di Baviera per l'evento Authentic Italian Table organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Tedesca ed ho l'onore di avere con me come ospite oggi qui direttamente da Napoli Luciano Sorbillo, che ci ha raggiunto oggi proprio per organizzare questa masterclass per far conoscere la vera pizza napoletana ai giornalisti e food bloggers tedeschi. Benvenuto Luciano Sorbillo, grazie, benvenuto grazie, a Monaco. Grazie dell'invito, e per me è un onore stare qui oggi e aver partecipato a questa masterclass in virtù proprio del fatto che dimostra l'impegno che assume la Camera di Commercio italiana in questo momento in Germania e all'estero nel amplificare un messaggio chiaro che prodotto italiano è sinonimo di qualità, diffidate da chi non utilizza materie prime italiane e da chi è duro nel voler cambiare. Infatti sotto il motto Authentic Italian Table e True Italian Taste, che è il motto della campagna di promozione dei prodotti autentici italiani, noi stiamo lavorando assieme anche ad alcuni ristoratori italiani per far conoscere sempre di più l'autenticità del prodotto italiano. E parlando di questo, ecco, la pizza, lo diceva oggi Luciano Sorbillo, è l'emblema del prodotto italiano autentico, perché racchiude in sé tutti quelli che sono i prodotti iconici. Sì, poi no? Della dieta mediterranea, esatto. Troviamo del fior di latte, che è un prodotto tipico italiano, campano ma italiano, anche nel Lazio producono un ottimo fior di latte, anche in Puglia, voglio dire, la bufala la si produce nel Lazio, la si produce nel Casertano, dell'ottimo pomodoro che va dalla Toscana alla Sicilia, voglio dire, quindi racchiude un po' l'Italia intera e sono eccellenze che vanno tutelate, vanno promosse e vanno tutelate, perché abbiamo una ricchezza nel comparto agroalimentare che è unica al mondo nella sua specie. Ecco, e oltretutto questi sono prodotti, come dicevi prima, che hanno un elevato valore nutrizionale e tutelano la salute del consumatore se vengono effettivamente scelti in maniera oculata, ed è il motivo per cui tu lavori con alcune aziende, e anche la pizzeria dove ci troviamo in questo momento, pizzeria Mozzamo qui a Monaco, lavora con dei produttori selezionati italiani proprio per garantire ai propri clienti quella qualità di prodotto che poi tutela la salute alla fine. Tutela la salute e fa conoscere il vero prodotto italiano, il vero made in Italy all'estero, in Italia ma anche all'estero, soprattutto all'estero. Ecco, e a proposito di made in Italy, l'Italia è conosciuta per la pizza, l'Italia è conosciuta anche per qualcosa che va al di fuori dal tema del food, ma qui magari in qualche maniera è collegato, per il calcio. Io so che quando Diego Armando Maradona era a Napoli, spesso è stato tuo cliente, giusto? Io ho avuto il privilegio di conoscere Maradona 35 anni fa. Mamma mia. Tre anni fa, gli fu data la cittadinanza onoraria dal sindaco di Napoli. Lui spesso, quando veniva a Napoli, veniva nel mio locale e gli preparavo la pizza, cosa che io non ho mai tenuto a pubblicizzare. La notizia è uscita 3 mesi fa su un quotidiano inglese molto importante, il Daily News, che un po' per la figlia di Diego Dalma, un po' per i rapporti familiari, ci hanno tenuto a raccontare al giornalista che io e Diego eravamo molto amici, che lui di nascosto, quando raggiungeva Napoli, veniva a mangiare la pizza. E che pizza sceglieva in genere? Qual era la sua pizza preferita? Il cornicione ripieno di ricotta, la margherita con la ricotta nel cornicione. In realtà è un po' poi collegata alla pizza che mio padre ha inventato nella storia della pizza napoletana nel 1959. L'ha fatta mio padre per la prima volta nel 1959. In occasione dell'inaugurazione dello stadio San Paolo, e Agnelli, Umberto Agnelli, andò da mio padre e in quell'occasione mio papà gli realizzò questa pizza con un cornicione ripieno di ricotta. Ecco perché chiaramente Sorbillo è un nome di una famiglia che è diventato un nome iconico per quanto riguarda la tradizione della vera pizza napoletana. Ecco, quando è iniziata la storia di questa vostra grande famiglia, perché siete 54? 54 cugini, è iniziata nel 1935. Mio nonno e mia nonna ebbero 21 figli in 28 anni di matrimonio. Mio nonno, che era un grandissimo tifoso del Napoli, avrebbe voluto fare i figli tutti calciatori, sbagliò articolo e li fece tutti pizzaioli. E però avete portato il nome dell'Italia nel mondo e avete fatto conoscere l'Italia grazie alla vostra meravigliosa pizza. Per concludere, ecco, la pizza è un prodotto riconosciuto italiano, italianissimo, e c'è stato copiato dappertutto in tutto il mondo. Ecco, noi la pizza in Italia l'accompagniamo spesso
con delle bevande che però forse non sono tanto italiane, ecco, giusto? È quello che per esempio in Germania io lo spendo sempre come un elemento di connubio tra le tradizioni italiane e quella tedesca, è che noi in Italia la pizza la mangiamo accompagnata da birra, ed è un qualcosa di strano perché per i tedeschi stessi dicono: ma come, siete italiani e la pizza è accompagnata da birra? Io sono uno dei promotori dei vini italiani e non penso che la cosa più bella che possa accompagnare una pizza rossa sia un buon aglianico, un vino rosso. Il rosso della Campania, anche della Toscana, anche del Piemonte, abbiamo delle eccellenze, voglio dire, c'è l'invidia tutto il mondo. Per la pizza bianca un ottimo vino bianco, voglio dire, poi abbiamo delle stupende bollicine che possiamo abbinare ai fritti. Fantastico, infatti. Bene, allora con questo concludiamo. Ringrazio ancora Luciano Sorbillo. Grazie per essere venuto qui a Monaco, per aver accettato il nostro invito, e auguro a te, Luciano, veramente ancora tanti successi e grazie per essere ambasciatore dell'Italia nel mondo. So che presto andrai, mi dicevi, in India, hai diversi viaggi in Giappone, eccetera, e noi speriamo quanto prima di averti nuovamente qui ospite in Germania. E io spero di avervi ospite da me a Napoli non appena avrete la possibilità di trascorrere due giorni, e sarò lieto da fungere da cicerone per farvi conoscere la gastronomia dal vivo che viene ancora prodotta anche nei vicoli del centro storico di Napoli. Grazie. Grazie a voi, grazie di tutto. Sarà un mio piacere venire prossimamente a Napoli. Coglierò questo invito con grande piacere. Grazie ancora. Grazie mille, grazie.